Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it. Jalis, ce l'abbiamo fatta. Guarda che bella, guarda che bella. Siamo arrivati qua, dai, no, scherzo. Più o meno, un paio d'ore le abbiamo dormite, dai. Però il bello di Sanremo è questo, no? Sì. Qui non si dorme. Non si dorme, si mangia di corsa, si corre. Quello quando riesci, si corre tanto, si fanno un sacco di interviste, cioè è quella l'adrenalina pura del Festival di Sanremo. Certo, viva le occhiaie e i capelli come stanno, insomma, almeno sì, per quanto riguarda poi noi. Posso dirti, ma chi se ne frega? Ci ha messo un sacco di anni a farsene venire le occhiaie, come direbbe la grande. Le occhiaie, le rughe. Allora, parliamo di cose serie importanti. Che emozione è stata risalire sul palco di Sanremo e cantare Fiumi di parole? Eh beh, è stata una grande emozione, io non riuscivo a scendere la scala, ogni tanto, cioè, traballavo proprio sui tacchi, quindi avevo paura di fare un grande scivolone, però poi quando ho messo il piede sul palco, ho cercato di guardarmi intorno, di capire dove stavo, con chi stavo, vedevo, sai la cosa bella qual è stata? Sentirmi coccolata dall'orchestra, vero. Poi ci sono amici nell'orchestra e quindi ho detto sto veramente a casa, e poi il pubblico insomma è meraviglioso, quindi noi ringraziamo infinitamente Fiorello, Amadeus, i direttori d'orchestra, addirittura due, cioè veramente... Cioè record dei record, esatto. E quindi insomma abbiamo vinto, anche se non ci siamo esibiti in gara, è stata comunque una cosa meravigliosa quello che volevate. La vittoria è la realizzazione di un grande sogno, ciò significa che chi sogna non deve smettere assolutamente, non c'è nessuno che possa spengere il tuo sogno e tu devi andare avanti. Questo è, noi siamo nati qui, questa è casa nostra nel senso artisticamente, ci ha permesso di arrivare all'Eurovision a vincere un quarto posto fantastico, quindi tornare qui è stata un'emozione eccezionale, anche perché insomma il pubblico dell'Ariston e poi a casa ovviamente potevamo immaginare la sorpresa perché è stato tutto nascosto, cioè nessuno sapeva di noi, si parlava di noi ma neanche le prove abbiamo fatto, siamo sei sul palco così. Sorpresa che noi buttati. Praticamente ci siamo affidati alla grande professionalità dei maestri, dei direttori d'orchestra e ci hanno fatto sentire proprio via cellulare il taglio e noi abbiamo detto oh, senti, la valla spacca, tanto comunque sì, abbiamo fatto di tutto nella nostra vita. Il soundcheck sul palco l'hanno fatto le vocalist, esatto. Quindi la professionalità dei maestri ma anche la vostra, perché non si sale sul palco così all'improvviso si regala una performance come quella che ci avete regalato. Siamo giovani, stiamo imparando bene. Aspetta, e anche la professionalità dei fonici. Quindi brava. Insomma anche loro veramente bisogna dare anche a loro il merito. Insomma una splendida accoglienza. È per questo che insomma avete insistito tanto in questi anni per tornare qui, perché vi sentite a casa? Assolutamente certo. Sì, e non è finita. Adesso abbiamo il 28esimo pezzo. Gara, ma infatti quando diceva ieri Fiorello, ma che numero vorresti avere di codice? Allora io ho detto 18 perché il mio numero... 28 andava detto, vedi che mi sono... Ah vero, vabbè, che te devo dire? Vabbè, tesoro, vabbè. Però, insomma, stare attenti, concentrati. Una sorpresa, sapevi che te faceva sta domanda? No, e allora... Come se io non ci fossi. Sì, infatti, appunto. Ciao, curato bene. Vabbè, e adesso che succede? A parte insomma la sorpresa di Sanremo, che cosa c'è nel prossimo futuro dei Jalis? Sabato ci vedrete a tale quale e ci sarà una sorpresa. Ho detto ci? Ci? Ho detto ci. Attenzione. Ti e Tony. Esatto. No, vi separate? No, oh, anzi, no. Ci uniamo ancora di più anche sul palco. Non posso dire altro. Basta. No, dicevo per tale quale. Sì, stiamo lavorando sui pezzi nuovi, sull'album, sui live che speriamo di iniziare presto perché quello è il nostro pane quotidiano. È tutto in programma, live, disco e quindi vi aspettiamo. Lavoro, sì. Sempre lavoro con grande passione, grande amore perché la musica ci deve trasportare. Ultimissima cosa, le vostre voci sempre intrecciate a meraviglia, sempre perfette l'una assieme all'altra, come fate? Quanto è importante la voce per voi? Eh beh, la voce è importantissima, cioè per me è vita, cioè io ho provato a stare un paio di mesi senza cantare, ma credimi, mi sembrava di avere un polmone solo, quindi io parlo e canto contemporaneamente, non riesco a farne a meno. E poi vabbè, io e lui non lo so, c'è una sincronia che ormai dopo 32 anni credo che c'è un colore, sia anche ben un modo consolidata, di fare. Esatto. Sono poi dei ruoli che abbiamo ben precisi e che, nei quali noi ci troviamo bene. Poi ho sempre detto, io sono l'autista d'Alessandra, quindi lei è la prima voce, io mi inserisco all'interno. È bravo anche lui. Grazie. Senti le voci? Voci.fm. Sì, un bacio. Ciao. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm. Partner Voxil Voce Gola. Dalla natura, un aiuto per la tua voce. Voxil.it.